È stato formalizzato l'acquisto di Alitalia Maintenance System. Secondo lei è un nuovo futuro per davvero oppure siamo di nuovo alle solite incertezze? Chiaramente le incertezze le dà la capacità di essere competitivi nell'ambito del mercato internazionale. Essendo questo mestiere a vocazione internazionale, i presupposti del successo ci sono, perché l'azienda che ha acquisito gli asset di AMS è un'azienda che comunque opera nel settore, ha una officina motore a Miami, e hanno attività di trading, hanno due magazzini, uno nel North Carolina e a Miami, con 650.000 parti di ricambio. Quindi loro acquistano aeromobili, acquistano motori, ne fanno parti di ricambio, ne fanno parti per il leasing e questo ci dà una garanzia. Quindi la strategia, diciamo, futura, quale sarà? Avere una base a Miami e una base a Roma? Certamente sì, è chiaro che Roma deve coprire l'emisfero, diciamo, occidentale per gli americani, ma che deve coprire l'area europea, la Russia, il Medio Oriente, Africa e Estremo Oriente. Quindi è un territorio estremamente vasto dove loro comunque hanno già dei clienti. Loro sono anche fornitori ufficiali di imprese di grosso livello. È chiaro che questo ci permetterebbe sulla sponda, diciamo, opposta dell'Atlantico, di essere una presenza estremamente forte. Quindi per esempio tutte le compagnie che operano a Fiumicino potenzialmente diverrebbero vostri clienti, tra cui anche l'Italia. Certamente sì, diciamo che nell'ambito delle prospettive future di questa azienda c'è anche l'acquisizione dell'hangar numero 7, che è di proprietà di Alitalia Servizi Amministrazione Straordinaria, perché loro hanno visto i piani di sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino e se voi anche stessi andate a vedere quale lavoro e quali investimenti si stanno facendo con quanti milioni di aumento dei passeggeri, è chiaro che avere qui a Roma un'azienda che copre i servizi di line maintenance, di base maintenance per quanto riguarda i motori, è chiaro che diamo un impulso forte anche all'aeroporto come assistenza tecnica. E le attività resterebbero quelle che erano prima, quindi per esempio i tipi di motori che c'erano prima, oppure è previsto un cambio? Sì, diciamo che già i motori in essere, che sono principalmente CF80, C2 e CFM56 versione 5 e 7, già di per sé stesso parliamo più di 20.000 motori che volano, quindi è già come bacino di utenza abbastanza ampio. Sono previste comunque l'ultimazione della certificazione sul 7B facendo degli investimenti al banco prova, che attualmente non è nella capacità perché facciamo la revisione ma non facciamo la prova, e poi il motore prossimo è il CF80E1 che è Airbus A330, che la normale evoluzione del motore CF80C2. Ce ne sono moltissimi, anche l'Italia ne ha moltissimi di questi aeromobili. E il piano industriale di IAG è stato presentato oppure ancora ci si sta lavorando? Allora, il piano industriale di AG è stato presentato al Ministero con un incontro con le parti sociali, con la Regione, i sindacati. È chiaro che abbiamo fatto un piano che ha fatto, diciamo, della realtà una specificità, quindi non abbiamo venduto cose che non potevamo promettere. Quello che abbiamo fatto è un piano che in 3 anni riassorbirebbe 175 lavoratori sui 237 attuali. È chiaro che c'è un delta che se le forze sociali e l'aiuto che ci potrebbe venire dal mondo esterno potremmo anche cercare di recuperare. Al momento questa è la nostra visione. In che modo, secondo lei, si potrebbe recuperare questo delta? Dico questo perché Miami e perché Roma. Miami non è un'officina attrezzata tecnologicamente come Roma, è anche un'officina che più o meno è, dico, un terzo della superficie di Roma. E non hanno quel know-how che Roma ha nell'ambito delle capacità di evoluzione delle repair. Miami avrebbe, diciamo, la capacità di acquistare motori e parti di ricambio, mentre Fiumicino dovrebbe sviluppare tutta l'area tecnologica, quindi investimenti sui nuovi sistemi di riparazione permetterebbe di riparare le parti non solo per Roma e Miami, ma anche per terzi. E questo sì, Potrebbe essere sicuramente un sì. sistema. I sindacati come hanno accolto la notizia, il piano industriale? Come sono adesso i rapporti?
Diciamo che inizialmente anche un po' per nostro difetto, chiaro che c'è un aspetto magari per quanto riguarda gli imprenditori che sono oltreoceano di non enfatizzare ma di andare sul sodo, e questo magari è stato visto un po' come una chiusura al sindacato di capire qual era il piano industriale. Quindi credo che ci sia stato anche un non capirsi nelle cose. Ma il signor Luna, che è il proprietario di IAG, ha detto: guardate, io faccio il piano, ve lo presento nel momento che ho acquistato l'azienda, comunque ho volontà di investire, ho volontà. Diciamo che ad oggi, ad acquisizione avvenuta, c'è stato un incontro con i sindacati, e diciamo che ci si è promesso comunque un aiuto reciproco per il rilancio di questa azienda. Io credo che non è possibile senza i sindacati, no, fare un rilancio, perché deve coinvolgere tutte le forze in campo. Quindi, diciamo, da parte di tutti i sindacati c'è stata disponibilità ad attendere il piano industriale e magari discuterlo insieme. Il piano industriale è stato dichiarato non sufficiente per loro, perché ovviamente non recuperava tutte le forze lavoro Però che era una linea attualmente. guida quello, da quanto ho letto Ma io, certamente quindi sì, ancora. un piano industriale è sempre una linea guida. Chiaramente noi l'abbiamo fatto tenendo conto di quello che ci tenevamo, che fossero i numeri, ma che non fosse un'illusione, perché dire che invece di 175-237 si tratta di cambiare qualche numero nel piano industriale, ma questo non è serio, e per questo ci vogliamo presentare come persone affidabili. E invece un'altra possibilità di cui parlavano alcuni sindacati era il fatto che i lavoratori andassero a lavorare, per esempio, a Miami. Questa è una cosa, possibile o. Io dirò di più, che IAG, con altre credo due compagnie, ha fatto un accordo con General Electric per la fornitura di manodopera specializzata. Credo che il valore complessivo di questa commessa sia 50 milioni di dollari. È chiaro che qui non solo c'è spazio per personale ex AMS di andare a lavorare a Miami, ma c'è spazio per tutto il bacino di Fiumicino di riqualificare queste persone. E visto che questo ormai è un lavoro a vocazione internazionale, di ricollocare queste persone con capacità e nuove figure professionali nell'ambito del supporto a compagnie a livello internazionale. Quanto è l'investimento di IAG Sul previsto per l'Alitalia Maintenance System? intorno ai Diciamo 10 milioni. 10 milioni in Sì. totale. Ok. E voi, se tutto va insomma come previsto, quando pensate di iniziare a lavorare? Diciamo che momentaneamente siamo nell'ambito del subentro dopo i curatori fallimentari, quindi diciamo, finite le istanze burocratiche, noi siamo già operativi e abbiamo già assunto del personale che sta lavorando per la certificazione di AG, ma non solo, stiamo lavorando anche su tutti gli aspetti di riqualificazione degli impianti e del manufatto. Quindi stiamo contattando le ditte, stiamo facendo contratti, stiamo valutando costi, perché chiaramente la nostra sfida è che questa azienda AMS non è stata mai un'azienda produttiva nella sua storia, e fare diventare un'azienda produttiva, e sapete anche i costi di esercizio in Italia, è veramente una sfida. Per questo stiamo lavorando su più comparti e in parallelo. Quindi diciamo mesi. Noi ci auspichiamo, se ci sarà un aiuto da parte di tutte le forze in campo, in 60-90 giorni di avviare l'attività di produzione. A proposito di aiuti, durante la presentazione del piano industriale, il MISE si è detto disponibile ad aiutarvi e a partecipare insomma all'investimento, eccetera, eccetera. Che ne pensate di questo? Sarà una cosa fattibile? È utile? Vi servirà? Ma questo ben venga, perché se io insomma ho partecipato alle riunioni al MISE, la volontà c'è, come c'è la nostra volontà comunque di sviluppare un centro ad alta tecnologia, perché chiaramente il centro di Fiumicino si presta a questo tipo di investimenti. Noi siamo estremamente aperti, perché quel gap, diciamo, che manca tra le nostre previsioni di riutilizzo del personale e eventuali investimenti, coprirebbe con facilità il rimanente della forza che resterebbe Quindi altrimenti sarebbe fuori. un modo
per reintegrare gli ultimi 60 che mancano Certamente sì, sostanzialmente. certamente E sì. quali sono le idee del ministero? Ne avete parlato? Col ministero, diciamo, ci siamo promessi, visto che quelle difficoltà di rapporto, anche per nostra colpa, iniziali, di aprire un tavolo dove mettere intorno tutte le realtà in modo che ognuno poi esprimesse, la sua capacità di dare e prestare agli AG quel contributo necessario. Quindi, spero che questo tavolo si apra presto e che possa venire fuori un percorso chiaro per tutti. Quindi adesso, diciamo, dal punto di vista dei rapporti con i lavoratori sindacali, siete in attesa di aprire il tavolo per arrivare poi a lavorare fra qualche mese, Ma insomma. diciamo che sono due cose, separate. Diciamo che noi siamo pronti, se le autorizzazioni per l'accesso in aeroporto, se l'avvio delle attività di certificazione ci vengono date, ad assumere a scaglioni. Quindi noi ci siamo impegnati ad assumere 65 persone nel primo anno, ma è chiaro che queste poi sono soggette anche al fatto che se aumentano i volumi come noi speriamo, possano essere anche di più. Ma noi, il tavolo, diciamo, è qualcosa che deve essere strutturato nella maniera in cui darà respiro negli anni a questa azienda, mentre noi siamo pronti a fare la nostra parte da subito. Quindi a regime 3-4 anni per diciamo, tracciare un primo bilancio Sì, diciamo del... sì, da 2019, perché ormai il Ormai si è 2016 è quasi... passato, nel 2019 noi pensiamo di portarla in redditività entro il secondo anno. Entro il secondo anno. Sì. Quindi diciamo 2017-2018, entro il 2018, 2018. sì. Ok, e completare tutta la fase nuove certificazioni. La fase nuove certificazioni, senz'altro, ripeto che già il bacino di utenza dei motori in essere è estremamente, estremamente grande. Mentre per CF70 credo che noi abbiamo veramente una posizione dominante, perché mediamente questa azienda acquista dai 20 ai 30 motori l'anno per quanto riguarda l'80. Il CFM56 è qualcosa che è di nostra capacità, perché come sapete abbiamo per anni gestito la flotta d'Italia, che aveva più di 100 aeromobili Airbus A320, e questo, diciamo, è l'impulso che si darebbe a questa azienda. Un'ultima sull'Italia, se è un cliente che un po' andrà, cioè andrà, come dire, scomparirà, ci sarà possibilità di intavolare rapporti, ormai loro sono orientati verso aree del mondo. Con Alitalia diciamo che a noi fa piacere avere un cliente come Alitalia vicino. È chiaro che anche Alitalia avere un'azienda che è fuori la porta e che comunque usufruirà dello stesso know-how che ha avuto per tanti anni, ci auguriamo che questo possa essere di auspicio, anche perché quello che vorremmo fare noi è portare tutte quelle sinergie che permettono ad Alitalia di abbattere drasticamente i costi di manutenzione. Ripeto, noi acquistiamo anche motori usati, facciamo parting out, abbiamo la possibilità veramente di dare una mano, tra virgolette, all'Italia, magari per quanto riguarda i costi di manutenzione dei motori, che come sapete è il 40% dei costi di manutenzione aeromobile, risparmi sostanziosi. Questo è il nostro impegno e credo che quanto prima faremo un incontro con l'Italia dove esporremo anche le nostre offerte commerciali. Insomma.